Ok ragazzi, ciao a tutti, non vi guardo un attimo in camera, perfetto. Allora, oggi voglio spiegare ai miei futuri collaboratori come funziona la presa in carico di un servizio. Quando parlo di servizi, parlo dei servizi dedicati ai producer, musicisti, beatmaker, arrangiatori, parolieri, top liner, insomma, chi più ne ha più ne metta, che riguarda essenzialmente questi due servizi che vi sto indicando, che sono The Production Mechanic e Commission Your Song. Quindi, quando il cliente va su The Production Mechanic e fa l'ordine, che adesso io farò. Quindi inseriamo un po' di dati, info, mettiamo due note, la produzione ha bisogno di un nuovo mix. Vi prego di mettere a fuoco il sound. Adesso siamo sulla parte in realtà del cliente, quindi non ce ne frega nulla, però è per farvi vedere la mail che vi arriverà. Lui adesso mette pop, synth pop, poi cambiamo la struttura della canzone, ma sì, facciamogli cambiare la struttura, giochiamo un po' con le carte, poi aggiungiamo delle parti, ma sì, aggiungiamo delle parti, dice il cliente, e diciamo che deve aggiungere il verse, no, il verse B e uno special, ok? Poi ripariamo la voce, no? Se vogliamo aggiungere gli strumenti, qui siamo su The Production Mechanic, quindi quando vi arrivano queste cose, vi arriverà, sì, voglio che mi aggiungi una chitarra e un groove. Ho messo delle cose a caso così. Mix non ce ne frega nulla, se no spende una cifra elevata. Perfetto, andiamo avanti. Gli facciamo scegliere un file. Mettiamo questo file. Next, ok, questa è la spesa che lui sono sul mio account che è premium, quindi ha uno sconto molto vantaggioso. Next, questo è l'anticipo che dovrà pagare. Yes, I agree. Andiamo, facciamolo pagare. Ok, completiamo l'acquisto. Fatto. E diciamo che il cliente è abbastanza soddisfatto perché ha pagato poco e sarà curioso. Adesso entriamo nella parte viva della questione. Allora, cosa è successo? Abbiamo ricevuto il nostro ordine, ok? Quindi l'ordine vi arriverà in base che tipo di genere ha scelto. Quindi se siete non specializzati sul pop, questo ordine non lo vedete neanche. Quindi ci sono tutti i dati, synth pop, vuole questo. Abbiamo proprio, vedete, avete tutto i dati che ha compilato il cliente, tra cui appunto il costo, che dovete fare una semplice sottrazione di quello che vi dovrà dare alla consegna del vostro lavoro, e che saranno circa 380 euro, non lo so. Qui, come potete vedere, avete il link dell'upload del file che vi potete sentire. Adesso io ho fatto un upload di una stupidaggine. Ciò che dovete andare a cliccare per accettare questa commissione, ammesso che siate sempre in tempo, perché la commissione la può accettare solamente uno di voi, non è che la potete accettare in 100, collaboration agreement. Quindi, dove siamo finiti? Siamo finiti cliccando su questa pagina. Siamo finiti sul modulo di accettazione. Il modulo di accettazione deve essere compilato. Quindi, cosa dobbiamo dire? Vogliamo accettare questo ordine? Yes.
dovete fare attenzione, perché se scrivete no vi arriverà un segnale rosso dicendo ok, hai rifiutato questa commissione, se vuoi in fondo al modulo, se vuoi spiegarci i motivi, potete scrivere due note. Next, una domanda importante: hai un ordine da consegnare? Perché se avete un ordine da consegnare, la commissione, voi potete anche dire il falso, a me che me ne frega, l'importante è che poi state sulle tempistiche da contratto. Cioè non è che potete dire sì a tutto, poi dopo vi accavallate i lavori, escludete altri collaboratori che lo potevano fare, che erano liberi, e incasinate tutto. Poi se avete un team che vi consente di prendere più produzioni, va benissimo, però attenzione anche qui a scrivere, a spuntare yes, quindi no, non ho nessun ordine, qui mi servono le credenziali del cliente, se non ve lo ricordate ve le andate a guardare, chi è che vi ha scritto Nedo con questo indirizzo mail, quindi vi andate a scrivere Nedo. Ah no, ma questo è l'indirizzo mail che è il mio in realtà. Il genere che ha scelto qual è? Andiamocelo a vedere, è pop, quindi non è importante dire il sottogenere, quello lo sapete voi e chi se ne frega. Magari se volete scriverlo, ma non è obbligatorio, potete scriverlo anche qui, che sottogenere, il tipo di tonalità che ha scelto, eccetera. Ok, andiamo su sulla data. La data da contratto su The Production Mechanic sono 5 giorni, cioè dovete sistemare qualcosa che esiste già. Quindi non ci vuole tanto giorni, secondo me in 3 giorni ce la potete fare. Avete comunque un bonus di 7 giorni, ve li potete prendere anche tutti, ma io quello che consiglio vivamente è di stare in tempi stretti. Io questo lavoro lo faccio in 2-3 giorni, vado avanti, c'è chi lo fa anche in un giorno, in 2 ore, sono tempi veramente larghi. Next, non abbiamo nulla, vi arriva il contratto. Questo contratto non c'è bisogno, cioè leggetevelo tutto perché comunque è un contratto, però vi arriverà via mail, ok? Chiaramente vi consiglio di leggervelo tutto in realtà, anche perché c'è bisogno di un consenso che riguarda i termini e le condizioni e anche del contratto. Next, una firma elettronica, quindi io faccio la mia che non la so fare col mouse. Se avete una lavagnetta vi viene anche bene, Jericho, è venuta una schifezza. Next, congratulations, ho preso il lavoro in consegna, quindi send message, io ho preso questo lavoro e vi arriverà questo, vuol dire che il lavoro è stato preso, ok? Quindi se io vado qui nella mia mail, si vedrà che ho accettato, vedete, questa è la vostra mail, che in realtà adesso è la mia, dove avete detto questo è il resoconto che arriva anche a me, ok? Che io vedrò che voi avete accettato quest'ordine, io sono tranquillo, vi arriva il contratto, come potete vedere c'è anche la firma elettronica che avete fatto, che fa schifo, però me la posso salvare, le congratulazioni eccetera. Ok, la persona che cercherà di effettuare l'ordine, che è arrivato dopo di voi, ok, non riuscirà a effettuare l'ordine, si farà tutta sta pippa di farsi il coso, metterà una firma eccetera, però quando invierà il messaggio gli verrà: questa commissione è stata già accettata da qualche altro collaboratore. Ok? Quindi basta. Questo è ciò che dovete fare. Questo vale per The Production Mechanic come vale per Commission Your Song. È inutile che ripeto la pappardella che ho fatto prima. Il cliente compila il form per fare l'ordine se vuole una canzone inedita, paga quello che deve pagare e basta. Poi, dopo vi spiegherò
come incassare il totale della somma dovuta. Va bene ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!